Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovissimo vlog qui a New York. Come promesso nello scorso episodio, adesso faremo un room tour della nostra camera d'albergo che è fuori di testa. Penso sia la camera d'albergo più bella in cui sia mai stato in tutta la mia vita, soltanto per un motivo, perché ha una vista assurda. Facciamo così, sarete voi a giudicarlo. Effetto sorpresa tra 3, 2, 1, boom! Wow! Rende tantissimo anche in camera. Cioè, ragazzi, boh, non credo servano parole per descriverlo, sinceramente. Ora, chiaramente sto facendo questo video di giorno per farvi vedere per bene tutto quanto, ma ho anche una clip di notte che Grazia metterà adesso. Ed è tutto piuttosto pazzesco, ragazzi. PS, guardate quanto siamo in alto. Oh mamma, che paura. Ho le vertigini. Buongiorno. Buongiorno. Allora, siamo al 33° piano di un grattacielo. Adesso vi faccio vedere tutta quanta la stanza nel dettaglio. Devo ammettere che qualitativamente quella che avevamo ieri a Milano era decisamente superiore. Però per essere una camera d'hotel americana, tanta roba, spacca. Tra l'altro è tipo la prima volta in vita mia che faccio il letto in hotel, ma l'ho fatto semplicemente per il video. Allora, questo è l'ingresso. Mettiamo il grand'angolo così dovreste vedere meglio. Questo è il letto che è un king size, quindi è veramente, veramente gigante, proprio come quello di Milano. Qua abbiamo una vetrata enorme e poi capirete che cosa c'è là dietro. Classico comodino, ovviamente, con una macchina per cucire, non so perché. Melatonina, perché questa notte abbiamo fatto fatica a dormire. Questo, sinceramente, sono troppo povero per sapere che cosa sia. Cosa ci... Ah, mi sa che si ci mette tipo lo champagne, forse? Boh, non ne ho idea. Un po' di cose nostre, cimia, una bella televisione gigante che ovviamente non guarderemo mai, un divanetto che è super morbido e comodo, non so se riesco a farvelo capire, ma cioè, ragazzi, guardate quanto sprofonda e ovviamente serve per godersi la vista di New York. Il comodino di Carly, un armadio bello grande con già alcuni nostri vestiti, cioè, o meglio, qua c'è il mio cappotto, qua c'è quello di Carly, delle sciarpe, qua addirittura... Ti danno l'accappatoio per la doccia. Ma che cavolo? Questo non è nostro, non l'ho portato io. Il set per farsi il tè, cassaforte e un mini frigo vuoto. Sinceramente questo non lo capisco. Di solito i frighi degli hotel sono sempre pieni di roba. Uno specchio, cuscino di ricambio, ferro da stiro. E aprendo questa porta in vetro che peserà 500 kg, ma per fortuna è scorrevole, abbiamo il bagno. Purtroppo non c'è il bidet, perché siamo in America. Maledetti. Questo specchio è veramente pazzesco, è super bello e mi piace tantissimo il fatto che sia tutto quanto illuminato dietro. E qua c'è una doccia gigante con tutto per terra marmo e questa è la famosa vetrata che vedevate appunto dalla camera da letto, ovvero da qua. Si può scegliere anche di mettere la tendina, ma chi se ne frega. E chiaramente serve per farsi la doccia con la vista, quindi se io dovessi spegnere le luci, ok, non si vede comunque, però... Lì c'è la vista dello skyline. La doccia devo dire che è veramente molto bella, anche perché puoi attivare sia la doccia di sopra che il doccino. Oh, ecco, adesso rende molto molto di più. E la stanza finisce qua, perché ovviamente, vabbè, non è una casa, è una cameretta. Però è bellissima. Però è molto molto bella. Adesso ragazzi scendiamo giù, perché ancora non abbiamo visto nulla di New York, visto che ieri siamo arrivati super super tardi. E abbiamo fame. E abbiamo molta fame. E quindi andiamo a vedere Times Square. Qualcosa mi dice che i mondiali li ha vinti l'Argentina. Qua c'è la famosissima pista di pattinaggio, quella che si vede nei film romantici ambientati a New York. Che spettacolo, mamma mia, è bellissimo. Ragazzi, fa un vento e un freddo gelido che non ve lo dico neanche. Porca miseria. Comunque siamo appena arrivati all'entrata di Central Park. Guarda, c'è il negozio di è quella la cosa che ti interessa. Lì c'è Central Park. E adesso dobbiamo prendere questo piccolo sentierino un po' fangoso, ma tanto per fortuna ho le scarpe adatte per salire su questa pietra, così ci facciamo qualche fotina per Instagram con tutto quanto lo skyline incredibile e illuminato. Sono le 10 del mattino e devo dire che finalmente sta iniziando un pochettino a scaldare la temperatura. Fa leggermente meno freddo e Carly mi sembra un po' affranta. Si sono infangate le scarpe. Vabbè, normale, scusa. Wow, che bello. Questo, quando ci sono venuto 5 anni fa, non l'avevo mai visto.
Che figata. Vediamo se riesco a inquadrare qualcuno che cade. Oh, neanche il tempo di dirlo. Ah, io farei peggio, io farei molto peggio. Siamo entrati in un ristorantino, adesso vediamo che cosa possiamo mangiare. Come antipasto abbiamo scelto delle polpettine. È il momento della verità. Sarà buona la polpetta? È veramente molto buona. È arrivata la mia cacio e pepe, che sinceramente sembra molto molto buona, ma il piatto forte è l'hamburger di Carly. Ragazzi, vi giuro che queste patate sono spaziali, sono... Vediamo se si sente la croccantezza. Anche il panino sembra molto buono. Ok, assaggiamo. Assaggiamo sta cacio e pepe. Devo dire che ha un bel profumino. Oddio, che paura. Hanno appena fatto gol. È veramente buona. Fino ad ora, ragazzi, tutto buonissimo. Unico lato negativo: il panino sotto è letteralmente ghiacciato. Non l'hanno scaldato e non no. È grande. Mi aspettavo di più per essere un panino americano. Il panino immangiabile e le patatine stupende. Patatine spaziali. Allora, adesso andiamo al museo di storia naturale, dove hanno girato Una notte al museo, e cercherò di farvi vedere qualcosina, ma la maggior parte lo troverete nel vlog che farà Carly. E io. Qualcuno per caso vuole un gelato a dicembre? Io no. Tu non vuoi un gelato? Ho freddo. Wow, ragazzi, non è proprio come nel film, però fa impressione pensare che i dinosauri fossero così grandi. Ce ne sono diversi. Adesso entreremo nell'area dei mammiferi africani. Passiamo da uno gigante a un altro ancora più gigante. Questo è un T-Rex. Wow. Wow. Ma questo qua è mastodontico. È veramente colossale. Ma tu pensa a quei poveri bambini che devono prendere lo scuolabus di domenica. Siamo a Brooklyn. Quello è il ponte di Brooklyn. E quello è il posto in cui tutti quanti si fanno le foto per Instagram. Che tra l'altro, Carly, su Instagram è sempre vuoto, non c'è mai nessuno perché le foto shoppano. Ma adesso la vedrai. No, adesso vedrai la realtà dei fatti. È pieno di persone. La strada, tra l'altro, ragazzi, è tutta quanta chiusa, ovviamente per non far passare le macchine. E come potete ben vedere, questo posto è molto particolare perché è chiuso tra quei due palazzi e poi hai come vista il ponte di Brooklyn. Veramente stupendo e suggestivo. Carly, sei pronta a farti fare qualche foto? Assolutamente sì. Carly mi sta riempiendo con le sue cose. Oddio, i miei capelli. Lì intanto si fanno dei gran aperitivi con 0 gradi fuori. Va bene. E beh, questa vista è veramente mozzafiato. Intanto che aspettiamo di andare al The Edge, siamo entrati all'interno di un ristorantino molto carino che si chiama Al Mar. E nel menù, oltre ad avere il prosciutto di Parma, hanno anche le olive di Castelvetrano. Ma come cavolo ci arrivano a Brooklyn queste cose? Siamo arrivati. Il posto è incredibile. Ed è altissimo. Noi andremo lassù. Sei emozionata? Sì, sto per vloggare. Il vlog del vlog. Guarda i miei capelli. Ma ti immagini ci fanno fare le scale? No. Questi lo sanno che la bolletta dell'Enel è aumentata. Sembriamo dei topi in gabbia. Ci sono delle misure di sicurezza veramente incredibili. Il che è un bene, sono contento. 20.000 controlli per sì. Il biglietto, è un grattacielo. Hanno visto il nostro biglietto almeno 8 volte. E là ci sono anche i metal detector. Carly che viene controllata intanto perché è suonato il metal detector. Ok, ragazzi, tecnicamente tra non molto dovremmo raggiungere la balconata. C'è tantissima gente, si inizia già a intravedere la vista di New York. Mamma mia, ce l'abbiamo fatta. Una porta soltanto ci separa dalla terrazza. Wow, che freddo! Oh, ok, adesso vi faccio vedere New York dall'alto. Vlog nel vlog, com'è? Io sono senza parole. Oh mio Dio, sto avendo le vertigini, ve lo giuro. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma tua, mamma nostra, mamma vostra. Ragazzi, è fuori di testa.
è mozzafiato. Questa è la terrazza e questa è tutta New York. E si può andare anche da quella parte. Ma che cavolo stai dicendo? Ma... oh, ragazzi, ma... oh mamma, ho le vertigini. Oh mamma. Guardate che piccole le macchine. Guardate quanta gente, che meraviglia. È bellissimo. È bellissimo. Oh porca miseria. Wow. Wow. Oh, tra l'altro quello dovrebbe essere il nostro hotel circa. Eccolo là. E boh, è fuori di testa. Ho veramente i brividi e le vertigini perché siamo a tanto così da là sotto e sono senza parole. Incredibile. Che esperienza pazzesca. Ti giuro, pazzesca. A guardare in basso mi tremo le gambe. È vero. Ragazzi, direi che con questa meravigliosa vista questo video giunge al termine. È stato pieno di contenuto, mi sono divertito tantissimo, ma questo non sarà l'ultimo video che vedrete su New York. Infatti ne sto preparando un altro dove andremo a provare i cibi migliori di New York. Quindi mi raccomando, lasciate un mi piace. Sto vloggando, per favore. Lasciate un mi piace. Dal vostro canale è tutto e noi ci vediamo domani con un altro video. Ciao! Buon appetito! Questo video raggiunge i 30.000 mi piace. Ed ecco il pezzo forte, il sandwich col pastrami. Questo è praticamente uno dei cibi più tipici in assoluto qui a New York.